E ora parliamo di sindacati. Riparte il lavoro dopo la pausa estiva. Diverse le vertenze aperte che toccano i principali comparti del nostro territorio. Nei primi sei mesi del 2019 aumentate di 1,5 milioni le ore di cassa integrazione. Intanto il 12 settembre a Modena è atteso Maurizio Landini. Federica Galli. Un anno caratterizzato da livelli altissimi di conflittualità. Settembre non significa solo inizio del nuovo anno scolastico, ma ripartenza del lavoro e con esso delle trattative sindacali, dopo un periodo che ha visto la positiva risoluzione di alcune importanti vertenze, come evidenzia la CGIL. Prima dell'estate si sono chiusi gli importanti contratti aziendali, penso al contratto di Fini, penso alla Progeo, penso a Sorin, alla cooperativa Bilanciai, anche se di qualche mese prima, ad Aimag, tutte contrattazioni che all'interno delle quali abbiamo provato a portare delle novità. Dati alla mano, però il 2019 è stato caratterizzato da un forte ricorso agli ammortizzatori sociali. Le ore di cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, che sono state autorizzate nei primi sei mesi di quest'anno, sono superiori di 1,4 milioni ore rispetto allo stesso periodo del 2018. Da settembre si riparte con il rinnovo di alcuni dei più importanti contratti collettivi per il nostro territorio. Sicuramente, e il 12 settembre la presenza di Maurizio Landini, il nostro segretario generale a Modena, ne è un segnale importante. Ci dedicheremo e ci concentreremo molto al tema della contrattazione, di che cosa vuol dire innovare all'interno dei contratti aziendali e di qual è il rapporto e qual è, diciamo, un futuro possibile per un sistema di appalti che sia diverso rispetto a quello attuale.